Siamo qui con Angelica Artemisia Pedatella, attrice, regista, scrittrice e attuale editore di Nefi. Ecco, quali sono i prossimi step, come hai in mente di proseguire il viaggio, questo percorso? Allora, intanto Nefi è un progetto straordinario che parla di donne, dedicato alle donne, che è stato ideato dal giornalista, che non è solo un giornalista, che ne è il direttore, Paolo Paparella, una persona che con la penna ci sa fare. Quando mi ha proposto, l'idea mi ha coinvolto nel progetto di raccontare le donne, io ho pensato che era un progetto straordinario. Non sono mai stata una pro quote rosa, una pro femminismo, per me sono parole che erano vuote, perché per me esiste la persona, non importa se sia maschio o femmina, non ho mai sentito questa priorità. Il lavoro me l'ha fatta sentire, quindi ho capito che la proposta, l'idea di Paolo era giusta: raccontare le donne per le donne, ma anche per gli uomini. E Nefi ha iniziato il suo viaggio, ha un'anima un po' più nazionale, internazionale, ma anche un'anima che diventa locale, regionale, che cerca nei piccoli borghi, nei paesi, le donne di valore. E questo è il suo grande valore aggiunto, perché è facile parlare di sé quando sei su un palcoscenico importante, è più difficile trovare l'opportunità quando non ce l'hai. E so che la sua storia è una storia particolare, si parla di un ritorno alle proprie origini. Lei rappresenta per la Calabria una ventata d'aria fresca, una ninfa vitale che ha l'obiettivo di valorizzare la Calabria. Lei ha attenzionato dapprima proprio le opportunità che si possono trovare in questa terra, opportunità lavorative, quindi il processo contrario di ritorno in una terra che, seppur arida, può dare tanto ai giovani. Ha attenzionato, come ben sappiamo, anche le minoranze linguistiche. Ecco, parliamo proprio di questo ritorno. Allora, io sono ritornata nella mia terra d'origine, la Calabria, 3 anni e mezzo fa, ed era l'ultimo dei miei pensieri, perché come tanti, quando ero ragazzina, la prima cosa che tu desideri fare è andare via, studiare quello che vuoi, avere successo, tutte queste cose qua. E per tanto tempo Roma è diventata la mia seconda città, poi ho girato, ho visto tante cose, e quando si è trattato poi di, ad un certo punto tu finisci gli studi, cominci a lavorare, poi devi creare la tua vita reale, e mi rendevo conto che il mio posto non era in nessuno dei luoghi che avevo visitato. Parigi era stupenda, bella l'opportunità di star lì, Roma è la città più bella del mondo forse, o comunque sì, è la più bella del mondo. E così come l'Inghilterra, Londra, straordinaria, bello lavorare a Londra, però in nessuno mi riconoscevo. Capitò per caso che una persona mi portò a vedere le sue fotografie sugli alberi, e gli alberi, che non sono soprammobili come mi sembrava una volta, ma creature viventi, non so, come se hanno cominciato a raccontarmi la loro storia, a dirmi chi erano, a darmi degli insegnamenti. E quello fondamentale è che un albero più affonda le sue radici, più lancia in alto la sua chioma. E questo, unito all'insegnamento del mio primo maestro, Carlo Merlo, il mio maestro di recitazione, regia, di arte, il mio maestro d'arte, mi disse: ricordati che se vai all'estero a far la fila resti un numero, lavora per la tua terra e diventerai qualcuno, perché all'estero non hanno bisogno di numeri ma di artisti. E quindi ecco, come se gli alberi mi abbiano riportato la sua voce, e ho detto: forse questo percorso nelle mie radici, chissà, forse fa crescere veramente la mia chioma. E così è successo, sono tornata e improvvisamente sono arrivati il team, Via 17, i progetti, la mia mente si è allargata, ho cominciato a fare il lavoro che desideravo fare nella terra dove tutti mi dicevano: no, che vai in Calabria, figurati, sei a Roma, vai a Milano, perché io spesso andavo a Milano, sei già nel luogo dove puoi fare questo mestiere, perché te ne torni lì che non c'è quasi nulla? Beh, per tutta risposta, qui ho cominciato a realizzare veramente la mia poetica. Quindi io, a tutti gli effetti, sono felice di essere tornata,
Penso che quando torni alla tua terra a sapere chi sei, puoi veramente sviluppare ciò che sei. C'è una canzone molto bella che mi ha accompagnato da quando sono tornata qui, si chiama Ritornella. Parla di questa rondine turinnina che vai, l'umaro umaro, parla di questa rondine che deve attraversare i continenti. È una canzone triste, molto particolare, e, che io porto spesso, la cui storia porto negli spettacoli che faccio, ma che racconta anche di un... perché la rondine torna ogni primavera. C'è la speranza di tornare, e quindi questa speranza per me si è realizzata in un lavoro che condivido con altre persone, e tramite le connessioni che creiamo sul territorio troviamo lavoro anche per altri, stiamo creando qualcosa che non c'era. Questo è il regalo più bello che mi ha dato la mia terra, e questo è l'insegnamento degli alberi. Sembra una di quelle frasi filosofiche, io sono una molto concreta, non è che mi metto lì, faccio yoga, queste cose qui, poi faccio delle ispirazioni che poi restano per le conferenze con 5 persone dove condividete la bellezza della... Io sono una pratica che prende, va e fa. E quando dico che gli alberi mi hanno insegnato delle cose, significa che mettersi in ascolto di quello che abbiamo intorno non è semplicemente faccio la passeggiata di trekking e mi sento meglio. Significa che se io so guardare, ascoltare quello che c'è intorno, questa roba qua mi dà delle risposte che cambiano la mia vita. Lei ha parlato di fare rete, fare gruppo e cambiare la realtà di un territorio. Come, innanzitutto vorrei approfondire l'aspetto di donna. Lei come donna calabrese, e quale, esistono delle difficoltà relative proprio essendo donna ad affrontare questi progetti o in generale a essere come, presa in considerazione come figura? E seconda domanda, quali sono proprio i progetti attuati sul territorio concretamente? Allora, essere donna in realtà è stato più uno svantaggio quando ero fuori dalla Calabria che non qui. Fuori dalla Calabria, paradossalmente, ho potuto parlare con uomini e donne che stavano in ruoli anche di potere, ma più uomini sempre. Però il mio essere donna era sempre, ah, carina, ah, vedi, intelligente, ma senza poi andare oltre. Qui in Calabria è successa una cosa straordinaria, che è vero che il numero delle donne nei ruoli importanti con cui ho parlato è molto minore, ci sono, ma è molto minore, però ognuno ha valutato, cioè mi ha parlato, ha preso in considerazione il valore di quello che stavo dicendo. Poi sicuramente il fattore simpatia può giocare un suo ruolo, ma nessuno mi ha mai valutata perché ero più o meno carina. Quando ho parlato con chi aveva il potere, con i ruoli, hanno sempre valutato qual era il mio spessore. E uno dice, ma come al sud, dove c'è, voglio dire, la parodia di albanese? E, al sud c'è molto più rispetto per le donne di cultura che non in altri luoghi. E questo è un punto a favore, intanto, della Calabria. Spero presto di assaggiare anche le altre regioni del sud, perché finora il mio lavoro si è concentrato da Roma in su, e ora per la prima volta è arrivato giù in Calabria, e qui i progetti concretizzati sono tanti. La prima cosa realizzata, la più bella, che racchiude tutto, è il team della compagnia teatrale Via 17. C'è una cosa carina che voglio dire sul nome. Si chiama compagnia teatrale perché Shakespeare diceva che tutto il mondo è un palcoscenico e noi abbiamo un ruolo. E siamo tutti attori che entrano, escono, recitano il meglio che possono. Quindi per me, per noi, il teatro è una grande metafora della vita che diventa arte. E BA 17 è una sigla, la sigla della zona del cervello scoperta da Brodmann. È la zona preposta alla vista istintiva, quella primordiale, quella che attiva l'intuizione, quindi la capacità di percepire con l'emozione, col sentimento, la bellezza. Perché tutto deve essere raccontato col linguaggio della bellezza. A questo punto scienza, politica, arte, l'arte stessa che non sempre viene raccontata con la bellezza, medicina, agricoltura,
tutto è comprensibile all'animo umano, ma solo se passa attraverso il linguaggio della bellezza. Ecco cos'è Bia 17. E i progetti sono diversi sotto l'egida di quello che noi chiamiamo Rinascimento Calabrese, ossia un progetto in cui tutto quello che facciamo a livello di spettacoli dal vivo, di progetti per i comuni e di progetti audiovisivi e per la televisione mirano a raccontare cosa è stata la Calabria, cosa è oggi e cosa può diventare domani, ossia quello che il Rinascimento ha fatto a suo tempo. Anzi, il Rinascimento italiano deve moltissimo al sud e in particolar modo alla Calabria, perché l'insegnamento del greco, che si è diffuso proprio da quell'epoca in poi, proviene dai maestri calabresi. Tutta una serie di manufatti importanti provengono dalle arti che si erano sviluppate in Calabria, che era una terra ricchissima. Questo lo approfondiremo man mano in quello che continuiamo a raccontare. Basti solo pensare che il primo telaio meccanico della storia è stato realizzato in Calabria e venduto ai francesi già nel XIV secolo. La Calabria era un porto straordinario. Qui, mentre altrove tessevano ancora il cotone, si faceva la seta già. Per cui è un tesoro da scoprire. Noi non conosciamo la storia di questa regione centrale per il Mediterraneo e per l'Italia, ecco perché molti progetti nascono da qui. I progetti sulle minoranze linguistiche, tra cui lo spettacolo Mamè, il progetto Genius Loci, che poi in realtà riguarda tutti i borghi della Calabria, il primo progetto di innovazione del linguaggio istituzionale, trasformando insomma le amministrazioni in promotori, in genius loci dei loro territori con queste cartoline audiovisive molto d'impatto. I vari festival, noi ne abbiamo ideato due importanti e abbiamo dato il contributo per il terzo. Il primo è Poeti della Terra, poi c'è il Gala di Ruggero e infine abbiamo dato un grosso contributo per la creazione del Festival delle Identità Linguistiche Calabresi, che nasce da una precedente idea che avevamo elaborato e poi si sviluppa sul territorio della Bovisia. Il numero degli spettacoli realizzati è importante, l'oggetto degli spettacoli è sempre le storie, le micro storie della Calabria e non che qualche curiosità e innovazione. Ci muoviamo dalla commedia di gag agli spettacoli musicali, per cui ora farne una sintesi non è facile. Dico solo due titoli che ora stiamo portando in giro, che è Baci d'amore e canzoni, è la storia della canzone, del cinema, del grande cinema italiano che hanno avuto successo nel mondo e hanno trasformato l'Italia in un grande sogno collettivo, nella bella vita che è arrivata ovunque. Uno spettacolo con danza, recitazione e musica dal vivo, con un tenore, una soprano, è molto bello, molto, è una commedia musicale. E poi c'è La Strenna di Giuseppe, una commedia di gag che racconta la notte in cui l'arcangelo Gabriele, dopo aver annunciato a Maria, va dal fidanzato Giuseppe, il povero falegname, che non sapeva neanche di essere fidanzato con una santa. Quindi la coppia di attori che realizza questo spettacolo, Massimo Rotundo, Giuseppe Marvaso, è fenomenale. Sono due spettacoli che ho scritto, di cui faccio la regia, in Baci d'amore e canzoni, recito anche. Nella Strenna di Giuseppe rido guardando gli attori che la fanno, mi limito alla regia perché non sarei in grado di recitare con loro, riderei ogni secondo. E poi insomma tanto altro, ma difficile raccontarlo in una sola volta, ecco, meglio focalizzarsi. Un messaggio di augurio alle donne che ci seguono? Essere creative, imparare a credere in ciò che hai creato con la tua mente, non smettere di studiare, di cercare, di scoprire, lasciare perdere qualunque stereotipo e credere che laddove non c'è nulla è il posto giusto dove si può creare la meraviglia. Le donne sono brave a far questo. Grazie. C'è un saluto che dobbiamo fare per te. Grazie.